siamo veramente contenti oggi di avere qui Virginia con noi per mostrarle quello che si riesce a fare tutti insieme, cosa in cui noi crediamo moltissimo. Tutti insieme vuol dire assolutamente l'amministrazione, ma vuol dire le associazioni che vivono questo territorio, che lo conoscono, che sono anni che presentano progetti che spesso e volentieri invece vengono chiusi in un cassetto e non vengono realizzati, con pochissimo, ma con tanta buona volontà, tanti sforzi da parte di tutti sei riuscito a restituire a questo territorio un parco bellissimo, bellissimo perché non soltanto è vivibile, ma perché è bellissimo artisticamente. Qui c'è un pezzo di storia di un regista che appunto è Vittorio De Sica. Questi splendidi artisti hanno saputo valorizzare il territorio e rendergli veramente onore in questa maniera. Avevamo piacere di far mostrare a Virginia tutto questo, perché veramente, ecco, ripeto, insieme si può fare qualcosa di meglio per tutti. Grazie. Grazie Roberta. Sì. Io ho ricevuto l'invito e ho aderito con molto desiderio, insomma, non vedevo l'ora di venire a vedere questo parco rinnovato, e devo dire che vederlo raccontato da chi questo parco lo ha restituito alla città è ancora più emozionante. E allora è importante, no, veramente, è importante, secondo me, prendere questo che potremmo utilizzare come modello di sviluppo per tante altre aree di Roma che sono degradate e che aspettano solamente di essere curate di nuovo, essere restituite alla città. Abbiamo tantissime energie in città che non vengono utilizzate, che non sono tradizionalmente mai state ascoltate. Lei ci raccontava come tutte queste associazioni anche negli anni precedenti hanno provato a proporre i loro progetti alle amministrazioni. Lei li ha accolti, ha ragionato con loro e mi raccontavano che in 10-15 giorni sono riusciti a fare tutto questo, a creare questa opera d'arte. Allora qui non si tratta di costruire grandi impianti, fare cose molto complesse, si tratta solo di accogliere quelle che sono le proposte che vengono dal territorio e lavorare insieme a loro per rendere più bella la nostra città. A mio avviso è importantissimo far vedere a tutta Roma che cosa questo municipio, con un po' di volontà e con tanto aiuto da parte delle associazioni, è riuscito a fare, e direi che potrebbe essere un buon punto di partenza e un buon modello da replicare in tutta Roma. Grazie Roberta, grazie a tutti.